Baronissi Blues Festival? Perché noi già 4 anni fa ci abbiamo scommesso, io personalmente come consigliere comunale, allorché insomma feci una chiacchierata con il sindaco, da lì è partita la prima edizione, siamo alla 4ª, è stata una parabola ascendente ma veramente interessante. Abbiamo avuto grandissimi artisti anche nelle scorse edizioni, quest'anno abbiamo avuto, grazie all'Associazione Tutti Suonati e alla direzione artistica, un ulteriore passo in avanti con dei nomi interessantissimi, quale Gio Colombo la prima sera, che è il 17, la seconda sera Anna Popovic il 18, artista internazionale, bella e brava, devo sottolineare, e l'ultima sera il 19 ci sarà Andy J. Forrest, un grandissimo armonicista che ha anche suonato con B.B. King, Zucchero, quindi con grandi artisti internazionali, quindi un parterre non indifferente e che su cui l'amministrazione comunale ha investito ormai per il 4º anno. Quindi una scommessa vinta già dalle prime edizioni? Una scommessa vinta perché mancava sul territorio una kermesse che trattasse il blues. Il blues è comunque un genere molto seguito, quindi mancava questo, perché a Salerno in passato c'era un festival blues salernitano. Noi ci siamo andati a prendere quella porzione di ascoltatori, di amanti del genere, e devo dire la verità, non solo dalla Valle dell'Irno, noi abbiamo persone che vengono da tutta la regione Campania, dal Beneventano, dal Val del Diano, dal napoletano, quindi questo fa capire ancora una volta che il Baronissi Blues Festival è un attrattore di persone. Infatti le altre edizioni hanno avuto più di 500 persone sedute all'anfiteatro comunale Pino Daniele, mentre altre ancora ne giungevano. Esatto, noi l'anno scorso abbiamo sistemato poi al meglio tutti gli avventori che vennero ad ascoltare Scott Henderson. Piace il Baronissi Blues Festival, vengono non solo per il cartellone, anche perché, diciamolo, come tu suggerivi prima, è a titolo gratuito e quindi per la gente, e quindi è naturale che se si vuole passare una serata piacevole a Baronissi con buona musica e con un bicchiere di birra, perché no venire al Blues Festival? È un appuntamento che si ripeterà anche le altre edizioni negli anni a venire? L'amministrazione attuale ovviamente ci ha puntato, quindi noi speriamo che il Blues Festival, a prescindere dalle amministrazioni comunali che potrebbero seguire, noi ovviamente lavoriamo perché ci vogliamo stare noi ancora per i prossimi anni, ma contiamo sul fatto che l'evento è diventato così importante che, a prescindere da tutto, sarà sempre un evento nei cartelloni estivi della... Quindi diciamo una kermesse che richiama gente a Baronissi, sia dalla Valle dell'Irno che anche, come lei diceva prima, da altre zone limitrofe o meno limitrofe. Questo è il vantaggio, diciamo che è un compasso il blues. Se noi l'apriamo, abbiamo poi veramente un insieme di amanti che provengono da tutta la Campania, ma anche dall'Artirpinia. Io dimenticavo di dire che abbiamo avuto l'anno scorso, ricordo che parlavo con persone dall'Artirpinia, quindi è veramente un importante evento per tutta la provincia di Salerno e per la regione Campania. Non è un caso che la regione Campania lo ha posto il logo, sì. Patrocinio morale. Per il secondo anno consecutivo la regione Campania ha dato al Baronissi Blues Festival il patrocinio morale. E per quanto riguarda i parcheggi, la logistica, il traffico, la viabilità? Naturalmente via dove l'anfiteatro verrà chiuso al traffico per motivi di sicurezza. Parcheggi nella zona ci sono tanti, sia sul lungo via Aldo Moro, ma sia il parcheggio diciamo della città dei giovani e della medicina, quindi che è distante 300 metri dall'anfiteatro comunale, quindi problemi da questo punto di vista Baronissi non ne ha. L'ultima domanda, un gancio, un assist per quanto riguarda l'associazione Tutti Suonati, da che è composta, che cosa opera nel territorio, e poi se ci sono altre iniziative, altre soprattutto associazioni, altri sodalizi a Baronissi, anche nel segno della solidarietà, quest'anno con l'AVSVI, invece l'anno scorso mi pare con l'AVIS.
No, tutti e due gli anni con l'AMSI, tutti e due gli anni con l'AMSI, anzi questo è il terzo anno, è una fondazione internazionale che si occupa della scolarizzazione nei paesi, dei famosi paesi dell'Iraq, del terzo mondo, in tutto il terzo mondo, che ovviamente non è solo nel Medio Oriente o in Africa, ma anche in Sud America, perché ci sono anche ovviamente realtà difficili in quei continenti. E l'Associazione di Tutti Donati è un'associazione che collabora molto con l'amministrazione comunale, e di verità ogni evento che loro organizzano ha avuto sempre successo, non ultimo anche il Cinema Fest, che è quello che il cinema itinerante che all'interno del Baronissi Fest, che comunque è organizzato dall'Associazione di Tutti Donati, e quindi ma ci sono anche altre realtà, come lei diceva, tipo Overline, che sono comunque altre associazioni locali che organizzano eventi importanti per tutto il territorio. Certamente, siamo felici quest'anno di proporre un cartellone per il Baronissi Blues Festival veramente significativo. Apriranno degli artisti locali. Siamo felici che il 17 saranno con noi i The Bubbles, sono dei ragazzi pressoché ventenni, giovani e emergenti, che partiranno con uno stile più legato al rock and roll, quindi apriamo con una sfumatura del blues, diciamo, particolare. Apriranno questo artista svizzero che si chiama Gio Colombo, è un artista che sostanzialmente suona chitarra slide, è uno degli artisti slider attualmente viventi, perché purtroppo Johnny Winter ci ha lasciato, emergente, più che emergente, ormai consolidato, è molto molto bravo e propone uno stile molto forte e energetico sostanzialmente. Secondo giorno, 18 luglio, che, diciamo, si cambia stile, si cambia registro, passiamo con l'apertura di un gruppo lucano, si chiamano i Blue Cat Blues, propongono un blues molto particolare, perché, diciamo, il fiore all'occhiello è il linguaggio con cui lo trasmettono, loro sono lucani, quindi la lingua è lucana. Apriranno lo spettacolo, dicevamo, della Serba, diciamo, per nascita sostanzialmente, perché Anna Popovic, che è l'artista che abbiamo qui il 18, sostanzialmente è una nomade, perché gira praticamente il mondo tutti i giorni con spettacoli molto molto interessanti ed è molto molto apprezzata in tutto il mondo. Unica donna a partecipare al Jimi Hendrix Fest. Esattamente, e diciamo, questo trasmette la sensazione di qual è lo spessore musicale, oltre che il coinvolgimento, il sound, è un artista molto molto apprezzata in tutto il mondo. L'ultimo giorno, che è il 19, ci sarà l'apertura a un duo romano, sostanzialmente, e si chiamano Robert Whiter e Ginny V, l'unione tra una voce pop e un sound un po' più southern, cioè, ovvero un blues legato a sonorità particolari. Apriranno un artista blues, artista io lo definisco proprio per definizione di artista, che è DJ Forest, scrittore, cantante, soprattutto armonicista, ma cultore a 360 gradi, come anche pittore e scrittore. NDJ Forest, è inutile dirlo, sostanzialmente ha collaborato con tutti i più grandi musicisti viventi e non, B.B. King, Johnny Winter, Zucchero, e ci aspettiamo uno spettacolo veramente trascinante e coinvolgente. Cartellone fantastico, non potete mancare. Gratuito. Soprattutto gratuito. Ci sono arrivate tutta una serie di segnalazioni per chiedere ma noi effettivamente i biglietti dove possiamo comprarli? No, è importante sapere e dire a tutti, questo è un festival gratuito, tutte e tre le serate gratis, e nell'atmosfera serena e con temperature anche molto molto light di Baronissi. Quindi vi aspettiamo, sia perché Baronissi è felice di accogliervi, sia perché il cartellone permette e il cartellone è entusiasmante per far ascoltare buona musica.